Amici sportivi, tifosi del Bari, ben ritrovati all'appuntamento col Bianco e Rosso TV Sport. Come spesso capita nelle nostre trasmissioni, ormai da qualche tempo a questa parte, più che parlare di calcio in senso stretto, dobbiamo parlare di altri argomenti. E in questo momento a tener banco è la questione stadio. Dopo l'esternazione pesante di Emiliano nei confronti della proprietà del Bari, dopo quasi l'invito a insomma, cercare un'altra sistemazione, insomma, la polemica in città è molto forte. Diciamo che ho trovato schieramenti contrapposti abbastanza come dire, di ugual valore in questo momento. È un argomento che divide, secondo voi ha ragione Emiliano, secondo voi ha motivi di aver ragione Matarrese, secondo voi hanno ragione, hanno colpa tutte e due, fatecelo sapere allo 080 501 9998. E intanto, come qualche volta è capitato, quando ci sono argomenti scottanti, ti invito, come dire, approfittando della tua amicizia, Michele Salomone, radiocronista di Radio Puglia. Michele, a te l'ardua sentenza, da che parte stai? Ma anzitutto io cerco di non schierarmi mai a prescindere e a priori, perché secondo me chi fa il mio lavoro non deve farlo, né mi lascio condizionare da quello che è il sentiment. In questo momento a Bari, se dici a morte Matarrese, fai proseliti, però questo a me non piace. Le colpe e le responsabilità gigantesche dei Matarrese sono stato io il primo a denunciarle da anni, e quindi è inutile starle a riproporre, però questo non vuol dire che quando si parla di qualcosa altrimenti non si crede, altrimenti no. Insomma, io non ci sto, a questo gioco non ci sto. Fermo restando che anche in questa storia dello stadio, secondo me, i Matarrese hanno le loro responsabilità, la società del Bari, lasciamo perdere i Matarrese, la società del Bari ha le sue responsabilità. Però sinceramente l'atteggiamento di Michele Emiliano, che io ricordo peraltro come un tifoso accesissimo, io ricordo che dire, insomma, quante partite ha visto allo stadio San Nicola. Certo, il Bari era una squadra che andava, però non è che vincesse in quel periodo Coppa UEFA o Champions League. Insomma, lui ha avuto sempre, sa quante volte, quando ci fermiamo a parlare, a me piace parlare di politica, a lui piace parlare di calcio e ci si sofferma sempre a parlare di calcio. A me suona strano questa sua, che mi pare anche un modo nervoso di porre il problema. Intanto io non so se ci sono altri motivi, ma vorrei capire, è possibile che un sindaco neghi un incontro ad una società di calcio di serie B che porta il nome della città? Poi magari la riceve, la manda a quel paese, però questa società ha chiesto un incontro da un mese, dopo che il problema dello stadio è stato posto da Michele Emiliano. Secondo me, se Michele Emiliano non avesse mai parlato, oggi tutto sarebbe continuato con la gestione ordinaria del Bari Calcio e con quella straordinaria da parte del Comune. È stato quando Michele Emiliano ha detto no, le spese per la gestione straordinaria sono troppo gravose per il Comune, per cui noi chiederemo al Bari Calcio un canone o comunque di dover contribuire in misura maggiore rispetto alle spese della gestione ordinaria. Però devo dire, mi sembra che ci sia, quindi hanno chiesto un incontro, che è stato, io dico che se un cittadino qualsiasi, Enzo Tambora, Michele Salomone, chiede un incontro al sindaco, certo, non glielo darà il giorno dopo, non glielo darà dopo 15 giorni, ma il sindaco ha il dovere, secondo me, di ascoltare, compatibilmente con gli impegni suoi istituzionali. Questo è già una cosa che secondo me non funziona. Poi non so se ci sono altri motivi, perché per esempio è strano che il Bari Calcio, avantieri, ha fatto una conferenza stampa in cui ha usato dei toni morbidi, dei toni, ha lanciato ancora dei ramoscelli d'olivo, quando si era visto già che l'intenzione, insomma, di Michele Emiliano era quella di prendere una decisione forte, che è quella di aumentare, insomma, il... Parliamo in termini. La sensazione è che paradossalmente, proprio con l'atteggiamento mite del Bari, abbia dato fastidio a Emiliano, cioè quasi abbia sentito la puzza di bruciato. Sai quando vedi
dall'altra parte un atteggiamento che magari non corrisponde all'effettiva situazione e un po' ti innervosisci, perché insomma la risposta è stata già molto decisa già sin dal comunicato, perché nel comunicato che ad alcuni può essere sembrato in un primo momento una mini apertura, in verità gli ricordava la storia, il riassunto delle puntate precedenti, no? Gli ricordava chi ha voluto lo stadio, chi l'ha costruito e chi diciamo moralmente sarebbe tenuto a, dal punto di vista del sindaco, a gestirlo. Ma io l'ho vissuto, io dico purtroppo, perché comincio a contare gli anni insomma un po' velocemente, io l'ho vissuta la genesi insomma di quello stadio, di quando è nato, di quando cioè io insomma, non c'era il potestà, c'era una città che ne ha discusso, una città che ha avuto anche bene, perché altrimenti i campionati del mondo non si farebbero mai da nessuna parte, invece si fa a gara per avere i campionati del mondo. Io ricordo che avevamo una tangenziale a due corsie dove oggi sarebbe stato impossibile cioè circolare, fu allargata a tre corsie proprio beneficiando dei contributi dello Stato, rimettendoci anche, ma è chiaro che sono delle strutture che poi vanno sfruttate. Poi il comune dell'epoca, e questo non è una colpa che ricade su Michele Emiliano, per carità, fu fatto un progetto che a mio avviso, ancora oggi, più lo frequento quello stadio, quello è stato un progetto a misura esclusiva di Renzo Piano, se l'è fatto per lui, per fare l'astronave, cioè ha fatto una cosa bella che però è invivibile per il calcio. Tu mi direi, ma la pista di atletica fu voluta dal Cavalier Danese, dalla FIDAL, perché la legge prevedeva che per avere i contributi dello Stato bisognava accontentare anche il CONI con la pista di atletica. Sì, però mica Bari soltanto c'ha la pista di atletica, la pista di atletica c'erano tanti stadi, però la partita si vede, a Bari la partita si immagina, non è vivibile, non è uno stadio. Perché? Perché lo stadio si allarga verso l'esterno, io non sono un architetto, però è uno stadio perché è l'astronave, come se io avessi una bellissima villa dove dentro però c'ho delle stanzette piccole dove non... Cioè non funziona. Da fuori è bellissimo, un effetto straordinario. Lo stadio, secondo me, al servizio dell'uomo e non viceversa. Secondo me lì ha fatto un progetto bellissimo. Voglio dire, chi lo vede dall'alto, fuori, dall'elicottero. Di magico. Ma infatti, quando io vado fuori, lo stadio se ne è illuminato, venite vicini a Bari, vedi qualcosa di. Quindi stabilito. Anche quel progetto è stato approvato da un consiglio comunale, è stato approvato, cioè non c'è di potestà. Così come non c'è neanche ora. E quindi è chiaro che. Voglio dire, tutto è stato partorito e la città di Bari ha avuto, secondo me, dei benefici. Certamente, io ricordo, quello che vuole dire forse Michele Emiliano è una cosa, io ricordo di aver fatto io personalmente un'intervista a Vincenzo Matarrese, perché lo stadio della Vittoria era strapieno, quando il Bari andava bene, insomma, arrivavano dalla provincia, per cui... E diceva, se noi vogliamo programmare la UEFA, abbiamo bisogno di uno stadio nuovo, diceva Vincenzo Matarrese, quindi bisogna costruire uno stadio nuovo. Ma io non credo che se non ci fossero stati i mondiali, lo stadio sarebbe stato costruito lo stesso. Si colse al balzo l'opportunità dei campionati del mondo. Ti ricordi che in quel periodo c'era Lecce in concorrenza con Bari, ti ricordi? Avrebbe dovuto costruire lo stadio con Rozzi, insomma era una cosa anche un po' campanilistica. C'è un amico in linea, pronto? Enzo. Ciao. Ciao, sono Enzo. Ciao Enzo. Michele. Ciao Enzo. Ciao Michele. Io volevo aggiungere a quello che ha detto Michele, che per me è il Vangelo, non cambierei una virgola. A questo io aggiungo che io, credetemi, io di tutto ciò che sta accadendo non posso dare colpa né a Matarrese né a Emiliano, soltanto che io come tanti, come me, dico come me, i miei simili che mi faccio anche portavoce, siamo disgustati di ciò che sta accadendo, perché arrivare ad Andria per noi comincia adesso a essere un problema, io non posso staccare. Ricordo che Enzo è non vedente, ricordiamolo. Appunto, lo dico con orgoglio, E sono fiero di non vedere lo schifo che c'è in giro. Per questo sono contento di non vedere qua, sono veramente amareggiato. Permettimi di aggiungere soltanto una cosa. Io finalmente ieri pomeriggio ho assistito, non voglio fare pubblicità, finalmente al sorgere di una scuola, una nuova scuola di calcio. Bellissima, condotta da Antonio Console, e me ne compiaccio, sono stato onorato di essere stato invitato di tagliare il nastro come tifoso, mi hanno scoperto, ma non per quello, perché la mia è sempre quella missione che tu sai, l'ho fatto volentieri e ho augurato i ragazzi, che li ho chiamati cuccioli, i ragazzini,
sperando che un domani sia un calcio pulito e non quello che stiamo attraversando noi. Grazie, un abbraccio a grazie, tutti, grazie anche per aver ricordato di questa nuova apertura di scuola calcio. Ieri non ho fatto in tempo a essere presente, quindi in qualche modo ci siamo fatti perdonare. Pubblicità, poi Michele torniamo a parlare, ti riproporremo perché ce l'ha chiesto un amico da casa. L'intervista rilasciata ieri da Emiliano, dove è andato anche oltre il comunicato stampa del Comune, la commenteremo insieme tra poco.